documentario In Sam è un progetto di un gruppo di giovani della Valle del Samoggia che, come liberi cittadini, hanno raccolto informazioni e pareri sull'argomento fusione dei comuni, con lo scopo di avvicinarsi al referendum di fine novembre più consapevoli dei possibili cambiamenti del territorio. Questo video non è commissionato da alcun partito o da alcuna azienda. Racconta la storia della fusione attraverso i suoi protagonisti, utilizzando un metodo alternativo per fare per condividere informazione fra i cittadini, con la speranza che questo sforzo possa diventare un vero bene comune a disposizione di tutti. Il progetto di fusione proposto dalle attuali amministrazioni pubbliche prevede la creazione di un nuovo comune unico, con l'obiettivo di risparmiare e garantire attuali e nuovi servizi al cittadino. I paesi interessati da questo progetto sono ubicati nella provincia nord-ovest di Bologna. Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno potranno unirsi per sostituire l'attuale Unione dei Comuni. L'ente, nato per gestire numerosi servizi associati dopo la chiusura delle comunità montane. Il 25 novembre 2012 i cittadini sono chiamati al voto. Nel referendum consultivo si potranno esprimere due preferenze. Una riguardo alla fusione dei comuni, l'altra riguardo al nome del nuovo comune unico. Hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti nei 5 comuni interessati dal progetto di fusione. L'Unione dei Comuni nasce nel 2009 a seguito della riforma nazionale delle comunità montane e in particolar modo della legge regionale 10 del 2008, che poi è andata a riformare tutto l'assetto istituzionale della regione Emilia-Romagna, creando quindi gli ambiti ottimali per la creazione di unioni di comuni, il mantenimento delle comunità montane che avevano i presupposti per rimanere tali, eccetera. Quindi l'Unione dei Comuni nasce, Valle del Samoggia nasce per questo motivo su volontà dei comuni, cioè non è un ente che esiste per legge, è un ente che esiste se i comuni che ne fanno parte vogliono che esista, con un atto costitutivo, un proprio statuto. Sono i comuni che adesso fanno parte della nostra unione, sono 6, sono Bazzano, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno e Crespellano. Gli obiettivi sono in sostanza mettere in rete, potremmo dire, competenze e risorse per ottimizzare sia le competenze che le risorse. Cioè io non spendo meno, magari spendo 10 euro in più, ma ho delle strumentazioni all'avanguardia, ho un personale formato in modo appropriato e ho delle potenzialità di crescita che rimanendo un singolo comune magari non avrei. Ad oggi i servizi in unione sono la Polizia Municipale, che però riguarda 5 comuni su 6 perché il comune di Monte San Pietro non ne fa parte, l'ufficio personale associato, il servizio informatico e statistico associato, il servizio più importante che è lo sportello unico delle attività produttive. Il trasporto scolastico e la convenzione, diciamo, cosiddetta di sviluppo di turismo, sviluppo e progetti europei. Oltre a questo, l'Unione gestisce anche della vecchia comunità montana ancora le funzioni di forestazione e di vincolo idrogeologico. Sono diverse differenze. Le più evidenti sono che la comunità montana era un ente che esisteva, diciamo, per legge, in sostanza. Poi svolgeva anche le funzioni di unione di comuni, sempre sulla base di convenzioni che si potevano mettere in atto per svolgere delle funzioni associate, però era un ente con una sua struttura, un suo statuto, una sua personalità giuridica per legge. L'Unione dei Comuni non esiste per legge, ha una sua personalità giuridica, un suo presidente, una sua giunta che è composta da tutti i sindaci dei comuni che ne fanno parte. Cioè oggi, a differenza della vecchia comunità montana, per esempio, in giunta ci può stare solo un sindaco del comune che fa parte dell'Unione, mentre nella vecchia comunità montana ci poteva stare anche un assessore esterno, faccio un esempio. E questo comporta anche un risparmio di costi. Comunità montane, unioni e fusione dei comuni.
Allora, il legame è molto stretto tra queste tre entità e io le vedo come un percorso che parte dal fidanzamento e arriva al matrimonio, nel senso che noi è circa 15 anni, 20 anni, prima con la comunità montana, poi con l'Unione dei Comuni, che i nostri comuni della Valle Samoggia stanno lavorando insieme. Abbiamo già un certo numero di servizi che vengono erogati insieme, molti addirittura la popolazione non sa neanche che sono gestiti dall'Unione dei Comuni e non più dal Comune, anche perché lo sportello è rimasto locale presso il Comune, quindi la gente non sa da dove viene questo tipo di servizio, ma molti di questi servizi sono già gestiti in forma associata. Quindi l'evoluzione che noi abbiamo avuto nel nostro territorio ci ha consentito di arrivare nel 2012 a proporre il comune unico, quindi la fusione dei comuni, che è il punto più alto di livello associato che i comuni possono a cui possono aspirare. Naturalmente l'unione dei comuni non ci sarà più, verrà superata dal comune unico che ne integrerà tutte le funzioni. Sì, noi praticamente è un passaggio evolutivo del fatto che mentre in passato, quando sono nate le comunità montane, vi era una legge che le obbligava dopo 10 anni a fondersi in un comune unico, oggi invece per noi non c'è più questo obbligo, ma è diventato un passaggio quasi automatico, perché lavorando da tanti anni insieme abbiamo appunto acquisito esperienze, abbiamo fatto servizi in associazione, quindi abbiamo prima stipulato delle convenzioni, poi trasferito il personale all'Unione dei Comuni, quindi abbiamo fatto un passo ulteriore in avanti, perché non abbiamo più duplicazioni di funzioni tra Comune e Unione. Da quando siamo stati eletti sindaci abbiamo rivisitato tutte le convenzioni che avevamo in Unione e abbiamo fatto praticamente delle vere e proprie, non semplice convenzione, ma trasferimento del personale in Unione con la funzione piena. Quindi sono servizi oggi che, ad esempio, l'ufficio personale non c'è sia nell'Unione dei Comuni che nei singoli comuni, ma viene gestito centralmente trasferendo le persone che prima lavoravano nei comuni. Quindi per noi oggi arrivare al comune unico è praticamente il completamento di un percorso che ci vede lavorare insieme già da tanti anni, e quindi secondo noi va nell'ottica di una maggior razionalizzazione anche delle risorse, perché comunque quando ci si trova all'interno anche della giunta e dell'unione, essendo sempre comunque singoli amministratori di singoli comuni, ovviamente l'unione oggi può rappresentare una sovrastruttura rispetto ai comuni, quindi ha dei costi aggiuntivi, e comunque ogni amministratore, ogni sindaco del proprio comune deve fare i conti poi col proprio bilancio, quindi anche scelte che potrebbero essere fatte in maniera differente poi si devono confrontare con le realtà dei bilanci dei singoli comuni. Gli steccamenti ci rimangono come i vigili, uguali. Te devi crashplay, ti vai al de preciso, perché se no in game break, perché se no bisogna abbassare. Allora andiamo, scalzate da bau. Quella gente lì, vadami tu i vanda. Sulla base un po' di quello che era il dettato normativo della regione, dell'esperienza che avevamo già fatto, i nostri amministratori hanno deciso di andare verso la costituzione del corpo unico. Io credo che sia stata positiva. Oggi, a distanza di ormai quasi 4 anni, credo di poter dire, per quello che mi riguarda e per come vedo che vengono gestiti i servizi, che c'è stato sicuramente un miglioramento della qualità del servizio. Siamo più presenti. Noi adesso abbiamo un operatore, siamo più presenti, più raggiungibili, ecco, in questo senso, non tanto più presenti sul territorio, quanto c'è comunque una figura che al telefono risponde, delle indicazioni ne può dare. Poi non nascondo che ci possono anche essere invece degli aspetti che devono essere presidiati e che bisogna cercare, se possibile, di migliorare. Anche se alcuni di questi aspetti sono legati anche al mondo del lavoro che sta cambiando. Io, per quanto riguarda il comune, non sono d'accordo. Prima di tutto perché si faranno delle votazioni e non hanno il potere dei cittadini, viene annullato perché deciderà la regione. Diciamo l'esito delle votazioni, perciò non sono d'accordo. È una falsa, diciamo, voto per i cittadini, secondo me, perché se io dico di no
e milioni di centinaia di persone dicono di no, il comune non si deve fare, no che la regione poi dopo i voti vengono annullati e si fa lo stesso comune unico. Secondo me non è una cosa giusta per i cittadini, solo per quello, basta. Vuole dirci qualcosa? No, io confermo quello che lui ha detto, perché abbiamo lo stesso sentimento. È imposta, è già tutto programmato. Allora, se è tutto programmato, i cittadini cosa vanno a fare il referendum? Se già si sa che lo devono fare a Bazar. Sì, poi già si sa che sono esclusi 2-3 comuni e ci sono, diciamo, nella seconda fase c'è Bazzano, Crespellano e Montevecchio. Allora, già si sa che uno di questi tre sarà il comune e gli altri due comuni sono esclusi. Perché? I cambiamenti in Italia sono duri, ma vedete, stanno litigando. I campanili sono tremendi. Quando c'è questi Livorno e Pisa che stanno litigando per il discorso della provincia, ma lì non nessuno è andato al referendum. Tra l'altro faccio notare che questa scelta è stata fatta a Roma, è buona, eh? Qui c'è un referendum dove i cittadini si possono esprimere. Ma quando Napoleone nel 1810, e qui noi eravamo nel Dipartimento del Reno, la provincia di Bologna, c'erano 177 comuni. In una notte, con un decreto da Parigi, le portò a 77. Cioè, non è che fece molti referendum. Cioè, qui c'è un referendum, c'è un percorso informativo, c'è un cercare di far capire il perché si sta facendo queste cose. Lui l'aveva riorganizzato per poter riscuotere meglio, per poter forse riuscire a reclutare soldati per le guerre. Noi stiamo cercando di riaccorparci per dare migliori servizi ai cittadini. La legge regionale prevede il referendum consultivo e io penso che, diciamo, sia la forma che garantisce la maggior partecipazione possibile, garantisce a tutti veramente di poter dare la propria opinione, anche formandosi un'idea, perché poi adesso la realtà è che sta esplodendo la campagna referendaria, quindi ci sono molte occasioni di dibattito, di incontro, ma cioè, l'informazione su questo tema e gli incontri con la cittadinanza è già da tanto che si fanno, quindi diciamo, il poter chiedere a tutti i cittadini il modo migliore perché la maggior parte dei cittadini possa esprimere la propria opinione in modo chiaro, perché o è sì o è no, penso che sia che il referendum consultivo sia l'opportunità migliore, l'opportunità che garantisce la più ampia partecipazione. Dal mio punto di vista, nel caso vincesse il no alla fusione, non si dovrebbe procedere e questo significherebbe che un comune sicuramente sarebbe da subito in gravissime difficoltà, un altro ci entrerebbe nel giro di qualche mese, due comuni nel giro di qualche anno e un comune, che è quello di Crespellano, che ha le spalle un po' più grosse, entrerebbe in crisi nel giro di un mandato, quindi 5-6 anni. Perché ormai entrare in crisi cosa vuol dire? Vuol dire non garantire più i servizi che si stanno garantendo adesso, quindi dover tagliare, dover fare delle rinunce, dover veramente anche mettere in discussione il ruolo del comune stesso nel rapporto con i cittadini. Perché dire no a questa fusione? Principalmente per tre motivi, uno di merito, uno di strategia e uno di metodo. Il merito è totalmente assente, nel senso che si parla di maggiori risparmi, maggiori entrate, minori costi, è totalmente assente invece la tabella dei costi, cioè per costruire un risparmio bisogna conoscere quali sono i costi, nuovi e vecchi. Questa non c'è, non esiste, è stata chiesta chiaramente e non è stata fornita. Faccio un esempio, per parlare di risparmi, secondo nell'economia aziendale mia, ma in un'economia familiare normale, si fa la sottrazione tra le entrate e le uscite, se il numero è positivo c'è un risparmio, se non c'è vuol dire che ci sono dei nuovi costi, quindi non esiste risparmio. La strategia, perché ci fondiamo? Per fare i banchieri, per andare a prendere delle risorse, dei finanziamenti statali e regionali che forse che sono promessi ma non sono garantiti?
o ci fondiamo perché vogliamo rilanciare la politica sanitaria, servizi sociali sul territorio, una politica culturale, una politica di tutela del territorio approvvigionando l'energia di energie rinnovabili invece che di centrali a biomasse e di consumo del territorio basato sempre sui vecchi carismi, vecchi sistemi. Il metodo, e concludo, è agghiacciante in quanto è stato calato come un mantra sulle popolazioni che bisogna fare la fusione, altrimenti c'è il deserto dei tartari, i comuni falliscono, eccetera. Non è vero, non è assolutamente vero, occorre fare delle razionalizzazioni, occorre discutere con i cittadini del perché fare la fusione, quali sono i veri motivi che ci spingono a fare questa. A noi sembra che questa fusione sia fatta, sia un'operazione gattopardesca per conservare l'egemonia politica sui territori, quindi cambiare tutto per non cambiare niente. No, questa fusione sono sinteticamente elencati nel nostro manifesto e praticamente ribadiscono un no per il metodo con il quale è stata proposta questo percorso. Un altro no è quello del merito, cioè che non esiste un vero e proprio progetto di fusione, e un altro no è quello della strategia. Non abbiamo visto in questa proposta un'idea di come ci si aspetti che sia questo territorio di 178 km quadrati che va da Calcara fino a Cadi Bortolani. Focalizzare che è il quarto punto del nostro manifesto. È il discorso della rappresentatività, che secondo me è un argomento abbastanza delicato, nel senso che ogni comune sappiamo che ha un determinato consiglio comunale con delle forze di maggioranza, delle forze di minoranza, quindi la città, i 5.000 abitanti diciamo, di Monteveglio può fare riferimento a quei 20-21 persone che siedono in consiglio comunale. Successivamente col comune fuso la proporzione sarà completamente diversa, nel senso che ci sarà un consiglio comunale, mi pare di 20, 22, 25 quelli che saranno consiglieri, chiaramente sempre di maggioranza e parte di minoranza, a cui faranno riferimento invece 30.000 abitanti, quindi la rappresentatività, cioè da un consigliere per 300 abitanti passerà da un consigliere per 1.800 abitanti. E quindi la voce dei cittadini sicuramente farà più fatica ad arrivare nelle sale, nella sala dei comando, perché ci sarà questa distanza quintuplicata rispetto a quella che è attualmente. Appunto, e allora è inutile fare la fusione, far correre la gente, andare tutti in un comune e poi dopo alla fine quella gente lì prende lo stipendio lo stesso. Secondo me il risparmio è l'ultimo pensiero, perché in questo momento non è che dobbiamo sopravvivere, che è diverso. Risparmiare vuol dire, non so, io ho delle risorse ne risparmio, qui non ci sono risorse. Cioè, per questi paesi che sono al confine, noi siamo al confine, non abbiamo servizi, non riusciamo ad arrivare, voglio dire, è sempre meno appetibile venire a abitare in nostri paesi. Chi ci può venire a abitare qui con la benzina, con quello che costa? Abbiamo dei servizi, non riusciamo ad arrivare, dobbiamo arrivare alla Bazzaneve, come ci arriviamo? Che abbiamo delle corriere, una la mattina, una la sera. Cioè, noi abbiamo bisogno di avere un aiuto, noi siamo nella condizione di avere bisogno di aiuto, non di risparmiare, e l'aiuto ci viene se riusciamo a essere insieme ad altri comuni. Per quanto riguarda le imprese e quindi i servizi, perché diciamo, i servizi che noi abbiamo sono sostenuti dall'economia del territorio, noi con questo passaggio vogliamo far diventare il nostro territorio competitivo, che attiri investimenti, che attiri imprese, collocando le imprese nella parte, le imprese industriali e artigianali, nella parte nord del nuovo comune, quindi tra la via Emilia e l'autostrada, in un'area abbastanza già urbanizzata, imprese che devono generare ricchezza, devono generare lavoro e quindi devono generare un'economia che poi sostiene un patrimonio di servizi che già adesso è di
grandissima qualità e di grandissimo livello nel panorama nazionale. Servizi sociali, servizi culturali, servizi per la scuola, servizi per il tempo libero che più o meno tutti i comuni hanno e che saranno gestiti in un quadro sicuramente più sostenibile dal punto di vista economico e con dei tratti comuni che facciano sì che un cittadino che adesso è a Crespellano e un cittadino che adesso è a Castello di Serravalle colmino le differenze in termini di servizio, in termini di, ad esempio a Castello di Serravalle c'è fatica per quanto riguarda asilo nido e scuola materna, questa è una, mentre invece altri comuni hanno un livello più alto. Il comune fuso vuole portare ad un livello più alto anche i cittadini del comune, dell'attuale comune di Castello di Serravalle, quindi prendere la media alta dei servizi e far crescere il territorio da questo punto di vista. Noi come partito siamo assolutamente favorevoli alla fusione dei 5 comuni della Val Samoggia per una serie di ragioni. Le prime sono di politica generale. Considerate che in Italia siamo afflitti da nanismo amministrativo. Spendiamo 60 miliardi di euro all'anno in più rispetto alla Germania per mantenere i nostri livelli di governo. Sono assolutamente troppi, con quei soldi si potrebbero fare molte cose a favore delle famiglie e delle imprese. Siamo per l'abolizione delle province e siamo per aggregare i piccoli comuni in macro comuni che possano interfacciarsi direttamente con la regione. Oltre a questo non dobbiamo dimenticare che con le spending review, con i tagli continui dello Stato, con il patto di stabilità, i servizi per le famiglie e per i cittadini nei piccoli comuni sono sempre più a rischio e in più non si riesce più a investire, non si riesce più nemmeno a fare le manutenzioni. Mettere assieme le risorse, avere delle risorse aggiuntive da parte della Regione e dallo Stato permetterebbe prima di tutto di resistere nello Stato sociale per continuare a garantire servizi per i cittadini. Lo statuto del nuovo comune verrà redatto entro il 2013 attraverso un processo partecipativo, quindi utilizzando anche la legge 3 della regione, in modo appunto da costituire lo statuto in maniera partecipata con tutta la cittadinanza. Questo avremo tutto il tempo per farlo una volta che sapremo l'esito del referendum. Appunto, se la regione ci finanzierà attraverso la legge 3, noi vorremmo appunto fare questo processo partecipativo, ecco, che coinvolga appunto la cittadinanza nel redigere quello che sarà poi il regolamento anche del futuro comune unico. Cioè, avere uno statuto oggi non è proprio possibile, perché comunque deve ancora essere fatto referendum e quindi ancora non ci sono nessuna certezza che poi ci sarà o meno questo comune unico. Noi abbiamo già le idee di come potrà essere organizzato, accentrando tutto il back office e mantenendo il front office in tutti i municipi. Poi è ovvio che il nuovo amministratore, il nuovo sindaco, la nuova giunta dovrà poi prendere le decisioni del futuro. Ecco, quindi lo statuto che noi andremo a proporre saranno comunque delle linee di indirizzo, delle linee guida che comunque poi potranno anche essere eventualmente poi modificate da chi amministrerà il nuovo comune. Il progetto di fusione, l'ipotesi di fusione ci ha sempre interessato fin dall'inizio, ma purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di costruire, co-costruire il progetto insieme ai proponenti, sindaci proponenti dei 5 comuni della Val del Samoggia e nemmeno neanche a livello, diciamo così, politico di condivisione con il Partito Democratico di questa ipotesi. Pertanto siamo pervenuti a questa decisione di dire di no anche se veramente a malincuore, perché l'ipotesi non è stata supportata da un vero progetto e questo è il problema, non esiste un vero progetto. Siamo facce giovani, questa non è una cosa nuova nella politica, e proprio con le nostre facce giovani stiamo promuovendo e portando avanti questo importante progetto di fusione dei comuni della Valle del Samoggia che noi riteniamo possa essere, oltre che una grande opportunità per il nostro territorio, ci piace pensare in grande, pensare che possa essere anche un esempio per l'Italia intera, che se andasse a ridurre il numero dei comuni, che ora sono davvero tanti, potrebbe andare a ristrutturare questa
questa architettura istituzionale un pochino troppo arcaica e pesante. Noi vi invitiamo il 25 novembre a votare al referendum, informati. L'ospedale rimarrà aperto, quindi non sono veritiere le voci che circolano che di una sua eventuale chiusura. E, i servizi non vengono drasticamente ridotti, certo bisogna che ci sia un cambiamento e quindi verranno modificati i servizi che vengono dati dall'ospedale. Quindi generalmente i tre settori su cui è strutturato l'ospedale, cioè pronto soccorso, medicina e chirurgia, rimarranno funzionanti anche per il futuro. È chiaro che però ci sono degli elementi che dobbiamo prendere atto, in parte dovuti ai decreti ministeriali, al decreto della spending review e alle linee che poi adotterà la Regione Emilia-Romagna. Ci sono anche delle considerazioni sulla tipologia di persone che utilizzano il servizio dell'ospedale, su che appunto utenze vengono nel nostro territorio, su quante persone utilizzano tutti i vari servizi, su che fasce di età vengono servite principalmente, quali malattie e così via. E quindi in base a questo chiaramente i servizi devono essere un po' modificati. Ad esempio il pronto soccorso viene mantenuto e sicuramente potenziato nella sua capacità, perché è comunque il servizio più importante anche per il territorio, perché si dà una risposta immediata all'emergenza. Per quello che riguarda medicina e chirurgia sicuramente dei cambiamenti ci saranno per organizzazione interna, magari pensando ai posti letto organizzati più per intensità di cura, cioè malati lievi, malati importanti, malati che hanno bisogno di intensità, appunto di una situazione di intensità anche di cura, e cosa che oggi non è così. E quindi insieme i letti potrebbero essere gestiti fra chirurgia e medicina, e quindi non tenere separati i due reparti, ma tenerli in un unico reparto. I pazienti possono essere appunto accuditi in questo modo. Modifica sì, regressione o togliere servizi no. Per onestà intellettuale devo dirvi che alcuni di questi che sono per il soprattutto le liste civiche di Bazzano sono favorevoli alla fusione, però loro prevedevano tempi molto più lunghi, sì. Perché loro praticamente proponevano un altro mandato, praticamente, perché non era impossibile entrare nell'altro mandato e poi dopo un anno, due anni, i nuovi sindaci si dimettessero subito. Cioè, diventava difficile. Poi il problema è che hai trovato la coincidenza di visione di intenti dell'amministrazione. Noi come candidati sindaci nello scorso mandato avevamo steso un documento di intenti che ci impegnavamo a lavorare come se fossimo un comune unico e ci impegniamo ad avviare entro 5 anni un'ipotesi per la fusione dei comuni anche per accorpamenti intermedi. All'inizio qualcuno di noi sosteneva che forse era meglio prima mettere insieme Castello e Savigno, poi Monteveglio e Bazzano e Calcarca e Spellano da solo e poi dopo successivamente unirli, ma mettere insieme non raggiungi quell'economia di scala, mettendo insieme, cioè fare un comune tra Castello e Savigno, fai un comune da 8.000 abitanti, cioè non raggiungi non arrivi neanche al numero di Crespellano. L'economia di scala e la forte specializzazione degli uffici la raggiungi solo dai 30.000 abitanti in su. Quindi mettevi insieme ancora delle debolezze. Quindi è questo che la scelta ci ha poi portato attraverso lo studio di fattibilità a decidere di proporre un comune di queste dimensioni. L'idea iniziale
che era anche nei padri fondatori della comunità montana Valle del Samoggia, che poi prese dentro i comuni di Bazzano e Crespellano, parlo di circa 20 anni fa. I padri fondatori parlavano che il sogno era, la visione era un comune unico della Val Samoggia. Elemento Samoggia, elemento culturale, storico, di unificazione della popolazione, che si è sempre più consolidato attraverso la nostra vita. La nostra vita si è sempre svolta verso Bazzano, dove andavi all'ospedale, Bazzano, mercato da Bazzano. Iniziano dicendo che è una grossa opportunità. Io gli ho anche posto il problema, gli ho detto: ma se è una grossa opportunità, perché non aspettavate la fine dei mandati? Facciate la campagna elettorale da sindaci dicendo: guardate, se ci eleggete, il primo atto che facciamo è fonderci. Più democratico di così, io ti votavo sapendolo, visto che negli altri comuni dicono che, io non lo so, nei programmi del scorso mandato, delle scorse elezioni, c'era che si sarebbero fusi. A Savigno no, a Savigno parlavano di incrementare l'unione dei comuni, non di fondersi. Perciò anche questo sembra un po' una cosa poco chiara, no? E il sindaco, dopo aver presentato la cosa come una grossa opportunità, ha detto: ah no, ma allora falliamo. Ma allora è un'opportunità o è una scelta obbligata? Se è una scelta obbligata, tu fai un documento dove dici: signori, il comune è con l'acqua alla gola, io sindaco, io giunta, mi prendo la responsabilità di fare questo. Cioè, noi politicamente la politica di unione, di integrazione, l'abbiamo sempre fatta e questi due documenti attestano che questo è il percorso. Poi, ma l'avevamo anche nel precedente mandato, solo che le condizioni, diciamo, politiche generali non c'erano. Buongiorno, sono presidente dei commercianti di Savigno e dico già da subito che io non sono d'accordo per la fusione, per un semplice motivo, perché questa fusione è stata un'imposizione e non una scelta politica precisa, per il motivo che è stato fatto un referendum consultivo che non ci dà la libertà di scelta a noi popolazione di Savigno e basta. Quindi noi vorremmo decidere noi per il nostro futuro, non 30.000 persone assieme a noi, quindi noi siamo 2.500, 2.600, non so di preciso, però e poi la nostra realtà è ben diversa da quella realtà dove c'è dell'industria, dove c'è altre risorse. Noi abbiamo la risorsa del fine settimana, del paesino piccolo che ci porta su a far spesa le persone da Bologna, da Modena. Cerchiamo di avere i prezzi contenuti con dei prodotti di qualità validi e nostri, e quindi la nostra è tutta un'altra realtà, non è la realtà dopo avremo dei disagi, secondo me, più di adesso, e avremo modo di non scegliere più il futuro del nostro comune, insomma. Qui c'è un problema di informazione dei cittadini e di comunicazione. Io sono molto polemico con il comitato per il no. È un comitato per il no che si è formato dicendo no a prescindere. E dicendo ai cittadini, adesso questo ve lo posso anche far vedere, c'erano dei volantini in giro che dicevano: ma probabilmente perderemo la caserma, probabilmente perderemo la scuola e ci toccherà di andare a fare dei certificati a Crespellano, ma come faremo ad andare a fare? Cioè, se tu raccogli firme mettendo in testa alla gente queste cose qua, è chiaro che firmano, ma hanno firmato anche molti cittadini che una volta hanno saputo che non era così. Hanno detto chiaramente che loro avevano firmato perché pensavano che addirittura non ci fosse neanche il referendum, perché vogliamo un referendum, mentre loro volevano un referendum solo di Savigno, mentre la realtà, la legge dice che il referendum è fatto insieme a tutti gli altri cittadini. Noi non siamo diversi dai cittadini di Castello, di Bazzano, di Crespellano. E quindi questa loro muoversi per tempo, creando questa in parte disinformazione e lavorando molto su quei dubbi, perché è chiaro che crea molti dubbi e preoccupazioni. Io non sono sereno che tutto vada in base alla visione e all'obiettivo, però mi fa lavorare, per se devo pensare che va tutto male. Ma per noi bisogna dire a questi cittadini che per Savigno andrà male ugualmente.
andrà male ugualmente. L'altra cosa che non hanno detto ai cittadini è che i comuni sotto i 5.000 abitanti hanno l'obbligo dal 2014 di svolgere tutte le funzioni che svolgono in unione. È che le minoranze si devono organizzare per poter essere un giorno maggioranza, per poter dimostrare ai cittadini che le cose le sanno far meglio di quelle maggioranze, senza lavorare sulle paure della gente, ma lavorando per proporre qualcosa di meglio, di più positivo, per migliorare le condizioni dei cittadini. Questo secondo me è il vero. E il dire questa cosa qua, ecco perché Savigno è in questa situazione. È una possibilità interessante quella della fusione, perché in qualche modo dovrebbe in qualche modo riorganizzare il territorio e efficientare anche i vari servizi. Purtroppo io ritengo che sia un'occasione mancata, nel senso che è un'occasione partita male, troppo tardi, con tempi troppo stretti e dettati da un'amministrazione che ha poco interesse per il cittadino, per le esigenze del cittadino, per informare dettagliatamente il cittadino, e rischiamo il rischio che è più una verità, è più ormai una realtà che non un rischio, è quello di arrivare il 25 di novembre con una popolazione, con dei cittadini non correttamente informati su quelle che sono le tematiche reali e le reali ricadute, possibili ricadute di questa scelta nel territorio. È un territorio molto vasto, complesso, sia da un punto di vista morfologico che demografico, e quindi è un procedimento che ritengo che debba rispettare dei tempi, che sono i tempi soprattutto del cittadino e non dell'amministrazione e non di un partito, in buona sostanza. Per il no, per il lavoro di Cmon, sì. Per i consensi Cmon. Esatto. Avete un'opinione a riguardo? Non l'avete? Vero, beh, a 102 ormai all'opinione. Ma il vostro voto vale quanto il nostro, non è? Ah, c'è mo, c'ho il voto, i voti in Stetteran, bisogna vedere che io belli 85 anni, ma Dio, perché da vedere che arriva tra le febbrere, poi Dio. Merci, votano che la votazione, che da arrivare alla febbrere, poi. Vicino in Zuva. Solo per avere un'idea più o meno dell'opinione della gente per strada. Adesso la gente in compagna il camaleonte, il vinras bianco, la gente che ruba, che non capisce più niente. Allora, sofagna. Sono favorevole anch'io, però per me ci sono delle cose che qualcosa c'è che non va fra di loro, capito? Come si inserisce il nuovo comune nella città metropolitana che nascerà il 1 gennaio del 2014? Beh, anche questa è una bella domanda, nel senso che noi crediamo che la struttura, per come sarà strutturata la nuova città metropolitana, la fusione, quindi il comune unico derivante dalla fusione della Valle Samoggia, avrà le spalle larghe anche per occuparsi di quelle che saranno delle materie delegate ai comuni per quanto riguarda la loro gestione. E quindi il nuovo comune naturalmente si pone ai posti di partenza come una realtà molto più forte per gestire quelle che sono anche le sfide metropolitane del futuro. Ci tengo a precisare però che noi dobbiamo guardare, perché questa vostra avventura avrà rilievo a livello nazionale, a quello che succede nel nostro paese. Noi come ANCI abbiamo proposto non solo di abolire le province, cosa di cui siamo convintissimi, abbiamo proposto di ridimensionare il ruolo delle regioni, cioè le regioni devono legiferare e indirizzare, ma la gestione effettiva dei servizi deve passare totalmente ai comuni e alle loro forme associate, e abbiamo anche proposto di incentivare e sostenere l'aggregazione dei piccoli comuni. E questo è un paese, si dice, troppo lungo, è vero, nello stesso tempo è un paese con 8.000 comuni, la maggioranza di questi comuni, più della metà, ha pochissimi abitanti. Se la comunità della Val Samoggia funziona meglio
e secondo me funzionerà meglio con un'unica istituzione comune eletta dai cittadini e 5 municipalità. Questo permetterà di mettere insieme risorse, che vuol dire personale, che vuol dire capacità in tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone, e questa sarà un'ottima scelta, sarà anzi il modo di salvare davvero le identità, le attuali identità comunali. Noi abbiamo chiesto al governo Monti, e questo vorrei fosse chiaro, lo chiederemo anche ai prossimi governi, che non si impongano e basta le associazioni dei comuni e le fusioni, perché con le imposizioni non si fa niente, ma si stimolino e si incentivino i comuni che si associano, i comuni che addirittura decidono la fusione devono avere delle deroghe al patto di stabilità, devono avere degli incentivi economici che premino questo sforzo di razionalizzare. Praticamente da riordino delle province non sappiamo ancora a chi verranno attribuite le competenze, quindi quali saranno attribuite o eventualmente alla regione o ai comuni, quindi ovviamente una volta che avremo l'attribuzione delle funzioni dovremo trovare la modalità per sostenerle, e anche spero che se poi avremo funzioni che prima faceva la provincia ci daranno anche il personale per poter fare queste funzioni, perché oggi non abbiamo più nemmeno il personale per garantire i servizi che già dobbiamo fare. Per tutto quello che riguarderanno i cambiamenti amministrativi, documenti, carte d'identità, verranno fatte dall'amministrazione d'ufficio, quindi senza spese per i cittadini, come è già stato fatto anche in passato quando abbiamo cambiato la toponomastica delle strade, abbiamo provveduto direttamente a far avere le etichette da attaccare nella patente piuttosto che rifare la carta d'identità. Quindi questo passaggio per il cittadino deve essere a costo zero, ma se ne deve far carico l'amministrazione, quindi abbiamo in progetto di fare delle opere pubbliche importanti, quali la realizzazione di una scuola secondaria superiore a Bazzano, dove abbiamo già riservato anche nell'ambito del nuovo PSC la collocazione appunto fisica di dove dovrebbe sorgere. Abbiamo avuto un incontro con l'assessore provinciale dove ci ha esposto appunto che ci sarebbero i numeri, perché ovviamente bisogna partire dai bisogni, non è che si può pensare di costruire un qualcosa che non serva. Non appartengo a nessun partito politico, però alla politica vera, reale ci credo. Sono per l'unità del genere umano, quindi qualsiasi cosa che può cominciare a portare dell'unità e unione a me piace. Quindi appena ho sentito la fusione dei comuni ho detto sì e sto lavorando perché questo si realizzi. Il dibattito intanto c'è ed è molto positivo. Io ritengo che ci sia un... Io entro molto a contatto, forse perché sanno qual è la posizione del sindaco, con persone che sono favorevoli, per cui ho una visione probabilmente anche distorta, non ho esattamente la piena consapevolezza di che cosa si dibatte in paese. Vedo e seguo i dibattiti sui social network, ci sono ovviamente posizioni un po' più contrarie, un po' più forti anche rispetto a una polarizzazione dei sì e dei no. Generalmente vedo con favore la discussione su questi temi e una posizione generalmente favorevole alla fusione dei comuni. Però ecco, penso dal mio osservatorio che questa sia una proposta che abbia scatenato, più che l'appartenenza a una posizione politica, abbia scatenato un dibattito, e che fondamentalmente chi è a favore e chi è contro abbia un radicamento trasversale. Cioè ci sono persone favorevoli nelle liste civiche o fra gli elettori di destra, come ci sono persone sfavorevoli fra gli elettori di sinistra. Quindi cioè, vedo in questo un dibattito che scatena più la propria appartenenza e il proprio ruolo di cittadino piuttosto che appunto invece l'appartenenza partitica o politica in senso stretto, ecco. Il dilemma democratico, cioè questo è uno dei problemi, perché anch'io che sono di Savigno non voglio perdere l'identità
è la forza che ha il piccolo paese. Vivere insieme in uno stesso luogo è una forza. Tutti hanno la loro identità, ma la loro identità non scompare. Contrariamente ai punti sezionali. La preoccupazione, ma che è forte in chi si oppone a Savigno, per esempio, a questo processo, è la paura che, essendo Savigno un territorio con meno abitanti, possa diventare marginale in un territorio nei confronti del territorio dove ci sono più abitanti. Ma l'organizzazione del progetto prevede non la creazione di un centro, prevede la creazione di 5 municipi. Parliamo di un comune a rete, dove ogni comune è ogni municipio, ex comune è un municipio. Ci saranno anche quelli che a Bologna si chiamano i quartieri, che la legge nazionale chiama i consigli circoscrizionali, cioè sono consigli di cittadini eletti dai cittadini, attenzione, eletti dai cittadini, e quindi vuol dire che Savigno potrà avere anche una rappresentanza del comitato municipio non omogenea agli altri comuni. Quindi l'identità rimane, non va via. Il municipio continua a avere potere perché il consiglio di municipio è il luogo della partecipazione, è il luogo dove i cittadini devono dire sì, va bene, no, va bene, è il luogo della proposta. Stavamo prendendo qualche immagine riguardo alla fusione. Volete per caso dirci qualcosa rispetto a quello che sapete, quello che le vostre perplessità? Ah, non sai perché sono di... In che argomento? In argomenti che me ne so niente. Non so niente. Ma non so niente, non vuole saperne? No, non so niente, allora me ne... Lascia stare. Niente. Va bene. Più un'entità politica è piccola e dunque direttamente controllabile dai suoi cittadini, più sono ridotti i suoi ambiti di sovranità. La capacità di decisione e di azione di una tale entità non si esercita sulle questioni che travalicano i suoi limiti territoriali e dunque subisce l'influenza delle dinamiche esterne. D'altra parte, più l'entità territoriale è estesa, più si indeboliscono le opportunità di partecipazione dei cittadini. Questo è un dato di fatto. Per raccontarvi questa storia, abbiamo scelto di girare il documentario in Sam. Non l'abbiamo fatto spinti da un interesse politico di parte, nemmeno per indirizzare il voto al referendum. L'abbiamo fatto per far sentire le voci e far vedere i visi dei cittadini attivi della nostra vallata. Invitiamo tutti ad andare a votare seguendo il proprio libero pensiero e ricordiamo ai nostri governanti che la dimensione del comune non sarà un problema topografico ma sociale. Quel che conta sarà l'esistenza di un progetto collettivo, radicato in un territorio inteso come luogo di vita comune e dunque da preservare e da curare per il bene di tutti. La partecipazione, implicita nell'azione, diventerà, a quel punto, guardiana e promotrice dello spirito dei luoghi. E la gente è molto arrabbiata perché non sa ancora l'ubicazione. Io sono di Crespellano, però il discorso diventa, ma la comuna dove sarà fatta? Sarà Bazzano, Montevideo, non sappiamo niente ancora. La gente per questo è un po' arrabbiata.